tutti, oggi ci troviamo qui a Corgeno per farvi presente la situazione della posta. Infatti alcuni uffici postali verranno chiusi, tra cui ad esempio quello di Varese, del Sacromonte, a Malpensa e soprattutto quello che ci interessa oggi è quello di Corgeno, frazione di Vergiate. A fine febbraio l'ufficio delle poste è già andato incontro alla rimodulazione, ovvero sia la modificazione dell'orario. All'inizio era aperto 6 giorni su 7, successivamente l'orario è stato ridotto a sole 3 mattinate, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8.15 alle 13.45. La popolazione all'inizio non era neanche stata avvertita di tutto ciò ed è stato un grande disagio, anche perché si sono semplicemente trovati un bigliettino appeso qua davanti alla posta per indicare il cambiamento dell'orario. Il sindaco è stato informato di questo e ha sottolineato il fatto che c'è una grande differenza tra il ridurre un servizio e sopprimerlo del tutto. Infatti vorranno chiudere proprio questo ufficio postale. Vi ricordiamo che l'edificio non è di proprietà delle poste ma è del comune e le poste si occupano solo ed esclusivamente delle spese di gestione. Vi facciamo anche notare la presenza di una telecamera a causa dei vari furti che sono avvenuti in questa zona. Vi invito ad immaginare come si possono sentire le persone anziane che non hanno mezzi di trasporto, considerato che non ci sono quelli pubblici, per andare fino a Vergiate all'ufficio delle poste. Invitiamo tutti coloro che sono responsabili di quello che sta per avvenire a pensarci bene. Siamo alla cittadinanza che dal 2 luglio al 31 agosto, durante il periodo estivo, gli uffici comunali saranno aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Sognarsi, Vergiate in carta. Ben ritrovati, ricordatevi da domenica 10 giugno, ogni domenica, web giornale di Vergiate in carta su internet www.infovergiate.altervista.org. Vergiate in rete, più vicina a te e al territorio.